Hashtag consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Concluse le audizioni dedicate al disegno di legge a sostegno delle editorie e delle emittenti private, la quinta commissione permanente, presieduta da Lucia Maestri, ne esaminerà l'articolato nella mattina di lunedì. Il nodo politico più grosso è quello dell'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, un passaggio delicato rispetto al quale si sono evidenziate posizioni divergenti. Il testo, frutto della fusione dei due documenti del consigliere Claudio Civettini e del presidente della Giunta, Ugo Rossi, arriverà in aula il 29 novembre prossimo. Si svolgeranno il 20 ottobre, presso la terza commissione presieduta da Mario Tonina, le audizioni al disegno di legge di iniziativa popolare per la mobilità sostenibile. Condivisa l'idea dell'assessore Gil Mozzi di organizzare un seminario con relatori esperti che consenta di approfondire l'argomento. La commissione dovrà concludere l'esame della proposta entro il 7 novembre per permettere la discussione in consiglio provinciale nel mese di dicembre. Seduta straordinaria del Consiglio Provinciale martedì 18 ottobre su richiesta delle minoranze. L'intera opposizione chiede la discussione della mozione di Claudio Civettini che riporta in aula l'argomento delle RSA, le residenze sanitarie assistenziali della provincia di Trento. Il documento impegna la Giunta Provinciale a sospendere la programmazione dell'accorpamento delle case di riposo e procedere tempestivamente ad una rinegoziazione con i territori.